parlato che si è chiuso un ottimo ciclo di 5 anni, perché Napoli, non ci scordiamo, ha fatto molto bene come società dalla C in 5 anni, è arrivato a fare anche già quello che ha fatto l'anno scorso e non è poco. La crescita è stata importante. Poi da ora in poi credo che per quest'anno il presidente non abbia detto obiettivi precisi. Lui ha detto nel giro di qualche anno si apre un ciclo e una piazza importante come Napoli, e l'ambizione che ha appunto il presidente, si dovrà lavorare per arrivare a dare certe soddisfazioni ai tifosi. Per il momento non mi sembra che ha parlato di obiettivi immediati quest'anno, anche perché sono arrivato io come allenatore nuovo, è cambiata già alcune persone in società, c'è già gennaio che ci dirà qualcosa, io darò le mie indicazioni al presidente per cercare di migliorare e poi ci aggiorneremo di volta in volta. Mi sembra un po' troppo presto per dire queste, cioè stabilire un obiettivo. La rivoluzione voluta dal presidente De Laurentiis, via Marino, via Donadoni, è arrivato Marzano in panchina, Riccardo Picon, nuovo direttore sportivo del Bologna, invece ricomincia da nuovo modo il campionato di Natale. Allora buon pomeriggio dallo stadio San Paolo, di Bologna, ottava giornata di campionato di Serie A. Forse in una stanza, almeno 6 o 7 di voi in quella maniera, dietro mille finestre, noi guardavamo nella stessa direzione e la storia si ferma quando i padri sono stanchi. Sai che cos'è? Che io devo fare dei discorsi molto più brevi, così divento più comprensibile. Continuare, siamo noi.